Sono state tante le polemiche sui buoni mensa che raddoppiano, con tutte le conseguenze del caso. Cosa risponde l'amministrazione? Che assolutamente non è vero e che purtroppo siamo già in campagna elettorale, quindi l'opposizione sta attaccando anche su questo argomento. Ci sarà un aumento minimo da parte delle famiglie che si aggirerà più o meno intorno a un euro, tenendo conto che l'ultimo appalto è stato fatto nel 2016, oggi siamo nel 2023, il costo della vita è lievitato e quindi sarà un aumento di un caffè al giorno, quindi un euro al giorno. Il servizio mensa delle scuole pescaresi di nuovo sotto i riflettori. Intanto sono già 1000 bambini iscritti. Da un lato c'è il vice sindaco e assessore all'istruzione Gianni Santilli, dall'altro il centro-sinistra. 5,93 euro sarà il costo del buono pasto con riferimento alla fascia di reddito ISEE superiore ai 12.000 euro e soprattutto l'aumento scatterà a partire dal 1 gennaio. Buoni gratis invece per chi presenta un reddito ISEE fino a 6.000 euro. Poi diamo la possibilità a tutti i ragazzini che hanno la 104 di non pagare la mensa e non ci dimentichiamo che abbiamo tanti bambini ucraini che ci siamo caricati noi, il comune, di pagare la mensa per loro. Ma i conti sembrano non tornare, almeno non per il centro-sinistra. Si tratta di grandi aumenti, non soltanto di un euro ovviamente, ma ben di più. Perché? Perché la Giunta ha scelto questo aumento storico per togliere quel contributo con il quale la Giunta ha sempre contribuito a cambiare le tariffe per le mense scolastiche. Parliamo di aumenti in realtà che rischiano di arrivare anche al doppio di quanto oggi pagano le famiglie, tanto che nelle scuole c'è il panico perché ovviamente molte persone stanno addirittura decidendo di non iscrivere più i figli al tempo pieno. Questo è un problema, sono aumenti quasi indiscriminati perché vanno a colpire fasce di ISEE anche normali, perché anche ieri mattina abbiamo fatto alcuni controlli con alcuni CAF. Per arrivare a questo ISEE di 12.000 euro basta avere anche due stipendi in casa o addirittura anche uno stipendio. E sui lavoratori dell'azienda, altra questione sollevata nei giorni scorsi da Filcams CGL e Will Tux, Santilli pare rassicurare. Nessun problema perché chi subentra terrà conto dell'organico. Certo è che toccherà fare i conti sugli iscritti al servizio. Di lì si farà il calcolo di quante ore dovrà lavorare ciascun addetto.